Ciao a tutti ragazzi, qui questa sera è Snackino, siamo in compagnia di Xeon One. Salve a tutti ragazzi, qui Xeon One e... Siamo in compagnia di, dillo tu, il Nexus 7. Ok, come avete visto nell'altro video di parecchi mesi fa, ormai abbiamo fatto l'unboxing del Galaxy Nexus e questa sera, visto che Xeon si è comprato sto Nexus 7, faremo l'unboxing del per non rompere, ovviamente per non rompere la tradizione del possedere il Nexus. Ma va a cagare. E niente, ora andiamo a spacchettare e ciao, mo ci vediamo qua. Ciao. Cosa? Vai, go. Ed ecco che siamo con la scatola del Nexus 7. Ti puoi far vedere anche le tue mani, così almeno non mi sento da solo a far così. Perfetto. Giusto. Mi sembra spacchettiamo sto coso, spacchettalo tu. Ecco. Allora, questa è la scatola, guarda come quante figa. Cioè, ma non fai vedere, esatto, che c'è sto scritto qua, dietro. Made for Google Play, full fledged Android tablet e pure Google. Cioè, che vuol dire? Cioè, praticamente, a differenza di tutti gli altri firmware che sono tutti brandizzati da Samsung, qua, là, e questo invece è puramente Google. Un po' più giusto, no? Che... facile, è uscito fuori. Vabbè, go, spacchetta. Guarda, è figa però. Cioè, all'iPhone maniera. Non mi dite queste cose, no? Oh, guarda che cosa abbiamo qui, il Nexus 7. La prima cosa che ci capita all'occhio mentre apriamo la scatola. Ok, facciamo fare un primo piano del Nexus. Quanto si può avvicinare da 1 a 10? Perfetto, così. Vedi, dietro c'è scritto Asus Nexus. Perché questo è fatto dall'Asus, okay. Produttore di computer. Ma di questo che memoria è? Cioè, che versione è questo? Questo è il Nexus 7 della Google, versione 4.2.1, se non sbaglio, la 4.2.2 di Android. E sì, però che versione del tablet è? La 16 giga, 32 giga? La scatola che? Non c'è scritto la scatola. Ma no. Là davanti. Vabbè, comunque. Cos'è premium pure tu? Allora, comunque, non continuiamo. C'è. Questo è il tablet Nexus 7, 32 gigabyte, l'ho preso wifi più 3G. Ok. Con la SIM della 3, perché il Wind non prendeva molto bene dappertutto. Perfetto. Allora. E che c'è sto tablet? Fammo vedere un po' sui lati. Ha una webcam qui in alto, per esempio per l'uso di Skype, video chat e così via. Mm-hmm. Però non ha fotocamere, come okay. Il suo concorrente Galaxy Tab. Per quale motivo? Allora, ditemi l'utilità di un tablet di una fotocamera esterna. Cioè, almeno io, avendo avuto anche l'iPad, non avevo mai usato la fotocamera. Cioè, non si sente molto il bisogno di una fotocamera o di telefonare su... Facendo così hanno risparmiato molto sul prezzo, mettendo comunque pezzi molto competitivi, tipo il quad-core. Sì, ha il quad-core. Poi qua, beh, abbiamo il classico accendi-spegni, lo standby, il pulsante classico di Google, la Nexus, come ci ha abituato Google, e il volume. Ok. Connettore e le solite connettori, che è okay. il jack e il micro USB. Visto che è lo standard. Più di questo non c'è sta nient'altro da dire. Sì. Mo andiamo a spacchettare questa confezione. Allora, la confezione si solleva qui. Hopla. Madonna, ma che è? Sì, ve l'ho detto, è all'Apple maniera proprio. Si apre da qui. Dizzy proprio. E abbiamo qua i classici, vabbè, manualetti. Che altro nessuno andrà a leggere, tanto. Leggiamo i manuali allora. Sì, sì. Ma che è sto coso? Si vede? Bene? Questo cos'è? Ah, adesso te lo spiego. Questo è il cavo micro USB USB per collegarlo al computer. Abbiamo anche... Ma cacchio si estrae sto coso? Vabbè, comunque qua dentro... mo butti un pezzo, che tanto non si capisce. Vabbè. Non sei riuscito. Hai rotto la scatola? No. Ah, no. Sì, sì vabbè. Ma porca miseria, si era incastrato. Allora, questo è l'adattatore USB per la corrente elettrica, il 220. Sì, perché questo qua ovviamente è associato al cavetto USB, lo potete attaccare alla corrente per ricaricarlo. Non per forza al computer. Perché ovviamente mo si di lezzi da un bel po' di E il nostro Emanuel dice, ma che caspita è questo? Questa chiave... Un po' più giù, ok. Questa chiave permette l'apertura della sede dove va messa la SIM card, anzi la micro SIM. Ah, perché c'è la micro SIM, sì. Okay. La versione 3G però, la versione wifi sì, non... Quell'altro non c'è sta. Ecco, si prende qui, anzi, aspetta. Non mi ricordo stavo. Eccolo, in questa parte si inserisce e abbiamo la possibilità di aprire. Vabbè, adesso non si apre, per strano motivo. Boh, vabbè, non c'è bisogno di aprirlo, basta che sappiamo... Ah, ecco qua. Basta un po'? Ok.
Qua si va infilata la SIM card. Ok, Ecco. perfetto. No, avevo sbagliato buco. Mirko, sbagli sempre buco tu però, eh. Ti devo dare le lezioni Ora a azzeccare il buco, che io non lo so. abbiamo unboxato tutto quanto, so che è brutto dirlo così, abbiamo completato l'unboxing e vogliamo passare alle prime impressioni del nostro Nexus Che 7. me la devi dare tu perché il tablet non è mio. Ovviamente. Quindi dai, rimettiamoci in prima persona così almeno puoi dirci le impressioni del tablet. Ok, perfetto. Allora ragazzi, adesso passiamo a dare una piccola revisione del tablet spiegando almeno cosa ci sta dentro all'acquisto, diciamo, e magari pure che ci ha installato il nostro Xeon così Sì, velocemente. allora, non è che ho registrato tante cose perché più che altro lo uso per lavoro, infatti ho scaricato questo programma che lo... Io gestendo le slot machine con questo le posso gestire, giusto? Insomma, Per lavoro mi un ottimo serve. strumento di lavoro Sì, per chi lo usa per lavoro, ovviamente. ovviamente. Poi abbiamo le classiche cose di Android, quello proprio free, Puro. puro, cioè senza randomizzazioni di alcun tipo. Quelle per esempio chi si installa CyanogenMod lo capirebbe. O anche, per esempio, io con la Paranoid, diciamo che si avvicina molto a un Android puro con qualche Esatto, personalizzazione, Paranoid, ma però ha tolto qualcosa. questa barra qua in modo che poi scusate tutto lo schermo, però io per usare Diciamo che è una... un'espansione in più, però c'è anche l'opzione che Però io posso lo dare posso, per tutto. usando per lavoro mi consiglio di non metterla. Bravo, bravo. Allora, Comunque, andiamo avanti. Che abbiamo versione c'è stata Android? la versione di Android, te lo dico subito, mi sembra la 422 Jelly Bean, cioè, anzi, all'inizio era la 4.2, la 4.1 pensavo, la 4.2, però appena l'ho collegato a internet mi ha detto vuoi scaricare subito l'ultima release, cioè, devo notare come Google, essendo il suo device, mi ha Ha già già aggiornato tutto aggiornato tutto quanto. quanto, mi ha già detto, attento, c'è già un aggiornamento, cosa che gli altri produttori ci metteranno anni. Anni e anni e Ecco, anni. Sempre si questa è la arriverà. 422 di Android, se faccio così sapete questa cosa. Ok, vabbè, qualche simpatico easter egg che mette Android, insomma. Allora, per quanto riguarda ho scaricato alcuni programmini tipo, vabbè, Aptoide, ok, lasciamo Lasciamo perdere. perdere. Allora, Famo come se non l'avessi detto. sì, vabbè, io essendo un nerd, Steam non può Steam non può mancare. mancare, mi sono così posso controllare il catalogo dei giochi. Se per esempio ci sono delle offerte, le prendo col volo, per esempio. Esatto. Ecco. Poi, essendoci la webcam qui, mi sono ovviamente scaricato Skype Per fare videochiamate. per fare videochiamate con per esempio i miei zii, eccetera. Infatti lo usano anche i miei e è perfetto. Voi senza usare il computer. Poi non è che ho installato altre cose, poi che installerò in seguito. Insomma, come potete vedere, un tablet non è soltanto uno strumento di gioco, ma c'è anche chi lo Qui, usa per vabbè, lavorare. multipagine, come tutti i classici Android, le cartelle. Alla fine ci sta poco da dire. Sì, come browser non ha il browser di Android, ma il Google Chrome, Chrome. Google Chrome. Sì, perché mi pare che da questo tablet hanno abolito il browser di Sì. Android, ma hanno messo, inserito dentro Android Google Google Chrome, che è molto reattivo, a volte ha qualche scattino, ma Chrome. va bene. Infatti, come vi ricordate nel video che ho fatto io dell'unboxing del Galaxy Nexus, avevo fatto anche un mio parere, diciamo che avevano quasi sabotato il browser di base per far scaricare Google Chrome. E diciamo che in un certo senso è così perché adesso soltanto era iniziato a funzionare decentemente il browser di Android, ma per parecchio tempo non funzionava, appunto perché volevano spingere parecchie persone al passo in Passo avanti. in avanti, ovvero a Google Chrome, a incentivare l'uso di questo nuovo browser. Che sì, allora è molto funzionale perché adesso hanno aggiornato l'ultima versione Chrome, l'altro ieri. Che hanno praticamente è totalmente sincronizzato con la versione desktop. Mi ha riportato tutte le password e tutto quanto, cioè le impostazioni, la Molto. cronologia. Praticamente ho tutto sincronizzato. Quello che faccio qua mi ripercuote al Quindi diciamo computer. che abbiamo un Chrome del computer anche sul tablet, è come se riportassimo la stessa esperienza sul E tablet. continui il lavoro qui, cioè non è che devo ogni Esatto. volta andare a digitare sui siti le stesse password, gli stessi dati, tutta la cronologia mi viene salvata qui dentro e viene sincronizzata in automatico, come Ottimo. Gmail e tutto quanto. Quindi così così lo riscarico pure per il Sì, telefono. la fluidità è eccellente. Hanno tolto Flash Player, ah, una cosa, hanno tolto Flash Player su di Ah Android, sì, quello là sì, lo per sapevo. Adobe ormai si è nominata l'Adobe. Allora, abbiamo l'ultima versione di Google Now. Importante. Che tempo fa oggi? Ovviamente non ha funzionato. Strano, l'ultimo aggiornamento
hanno aggiunto la possibilità che il tablet parli o il cellulare. Con Google Now adesso parla, però stranamente non ha funzionato. Lezzo. Vabbè, forse ho detto la parola sbagliata perché ci stanno delle. Per esempio, HDBlog aveva messo le frasi giuste da dire. Ah, vabbè, allora sì. Forse allora perché ancora mi di sviluppo e non è ancora abbastanza consigliato. Sicuramente. Piccolo finito da parte mia, scusate. Vabbè, per il resto funziona bene. Google Plus, anche io, che qui posso controllare in anteprima tutti i post di tutti quanti. Soprattutto i miei dei video. Non c'è molto da. Penso che abbiamo detto tutto. Sì, possiamo dire che abbiamo detto tutto. Quindi ragazzi, con il Nexus 7 diciamo che chiudiamo la cerchia dei Nexus, perché non so se andremo avanti con prendere altri Nexus a meno che si spacca qualcosa. Ma no, speriamo di no. Però, speriamo di no. Guarda, però, per boicottato il Nexus 4 perché per quello che ha fatto LG non sono merito. Ma LG lezza proprio, schifo, cioè, lurido. Vuoi un attimo? No. Lasciamo perdere, è una storia infinita perché dopo me ci metto pure io, tagliamo qua prima che diventa 8 ore il video. Ok, allora per tutto quanto è finito, il Nexus 7 è un ottimo tablet perché non è grosso quanto un iPad. Prezzo? Ah, il prezzo è di 270, 290 la versione 3G, che l'ho presa su Amazon.it. Ok, però se no ci sarà, beh, ovviamente anche la versione da 16G. Sì, e anche la versione Wi-Fi, chi non vuole il 3G. E dovrebbe essere tra forse 100 euro in meno. Penso. Sì, mi sembra che la versione da 16 giga senza wifi viene sui 200 euro. Con wifi, senza 3G. E senza 3G con wifi. Però ovviamente per essere un tablet comunque con quad core. Comunque ho già provato alcuni giochi. Qua però ho dovuto un attimo ripulire un po' tutto perché devo sistemare delle cosine. E funzionano molto fluidi. Esatto. Quindi perfetto. Niente ragazzi. Con questa piccolo unboxing e recensione del Nexus 7 è tutto. Prime impressioni, diciamo. Prime impressioni, sì. Quindi, un saluto da Snackino e da Xeon One. E al prossimo video. Ciao.